Nell'episodio precedente, una settimana di maltempo ci ha bloccati in porto a Crotone, facendoci quasi pentire di aver intrapreso questo viaggio. Ma noi abbiamo superato le difficoltà e oggi lasciamo la Calabria e navighiamo verso una nuova regione, la Puglia. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città, abbiamo accolto il richiamo della natura e siamo andati a vivere sulla nostra barca a vela. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed i luoghi dello spirito. Oggi è il grande giorno, quello in cui possiamo finalmente riprendere il mare e fare rotta verso nuove terre mai esplorate prima. Ci siamo alzati alle 3:40 e alle 4 in punto stavamo già mollando gli ormeggi dal porto di Crotone, pronti a percorrere 90 miglia fino a Santa Maria di Leuca, proprio il tacco dell'Italia. A me piace molto partire per una traversata nel cuore della notte. All'inizio della navigazione notturna, il buio mi fa sempre sentire vulnerabile. Mi fa stare allerta, con gli occhi sgranati per scorgere le insidie nascoste nel mare nero. Poi però arriva il momento in cui mi arrendo al buio. Tanto non ci vedo quasi nulla lì fuori. E allora rivolgo lo sguardo dentro di me e lascio che i miei pensieri, soprattutto quelli più cupi, navighino liberi. Tanto è buio, nessuno li può vedere. E di lì a poco, il cielo nero inizia a tingersi dei colori dell'aurora. Per chi viaggia di notte, quel chiarore fioco, che durante il giorno si perderebbe nei raggi del sole, ha un grande significato. È un barlume di speranza, è la fiducia che anche dopo i momenti più tetri, tornerà la luce. A dire il vero però, questa navigazione notturna da Crotone mi ha ricordato un'altra cosa. Anche nel buio fitto, spesso si può scorgere una luce che rischiara il nostro cammino. Basta impegnarsi a cercarla. A ricordarmelo è stata la luna, che candida e silente, da dietro le nostre spalle, ci ha accompagnati fino al mattino. E quando vediamo i primi raggi del sole all'orizzonte, allora ci rendiamo conto che non era la grande stella ad averci abbandonati, eravamo noi ad essere scesi nell'ombra. Amici, siamo partiti, abbiamo mollato gli ormeggi, è andato tutto bene nonostante avessimo poco spazio per uscire dal nostro posto, dal nostro ormeggio, e la luna ci ha assistiti rischiarando il nostro cammino e poi l'aurora ha iniziato a tingere il cielo e finalmente il sole è sorto, la luna è tramontata, quindi ci muoviamo nel meraviglioso percorso degli astri e adesso direi che è ora di andare a fare il caffè.
Aggiornamento da questa bellissima mattinata di navigazione: il vento è aumentato un po', quindi adesso andiamo solo a vela e abbiamo pescato un'ala lunga, un bel pescetto, ho appena finito di pulirlo qua, quindi abbiamo un paio di pasti assicurati. E adesso torno ad essere la regina della cambusa e preparo una colazione brunch. Penso che farò un avocado toast, qualcosa di salato da mettere sullo stomaco, e poi mangeremo il pesce più tardi. Non ho neanche bisogno di sbattere le uova, perché in realtà si stanno sbattendo da sole con il movimento della barca. Bello! Ho già detto che non vedo l'ora di andare in Puglia. Anch'io. Nessuno di noi due è mai... C'è una barca. C'è una barca? L'unica che attraversa il golfo come noi. Nessuno di noi due è mai stato in Puglia, cosa che forse è perdonabile per Mess, che vabbè, non è italiano, insomma. Ma non so se sia perdonabile per me, perché sono italiana, cioè com'è possibile che non abbia mai visitato la Puglia? Non ho mai avuto occasione di farlo, quindi questa è proprio l'occasione per recuperare tutto quello che non ho fatto in questi tanti anni di vita. E tu cosa ti aspetti dalla Puglia? Mi aspetto pesce crudo, quello già qua praticamente, stiamo prendendo. Ancora di più, cucinato per noi, cioè non cucinato, vabbè, pesce crudo. Paesini bellissimi sul mare, sulle rocce. Cultura, sicuramente c'è cultura, io non vedo l'ora di visitare Bari, ho grandi aspettative su Bari e anche Lecce, andremo nell'entroterra, vedremo molti posti anche nell'entroterra. Ci prendiamo proprio il tempo per vederla bene questa Puglia, io sono stracontenta. E abbiamo qua il nostro portolano e ci mettiamo a studiare un pochino quali sono i porti migliori in cui fermarci. Abbiamo già idee, abbiamo già adocchiato un po' di posti, ma poi devo mettermi a telefonare e vedere. È bello, sarà bellissimo. E mentre siamo lì a fantasticare sulle nostre prossime avventure, guardate cosa succede. And nice people. Dolphins! Dolphins! They're dolphins! Hai visto che roba? I delfini ci vengono a trovare! Che bello! È sempre di buon auspicio, sempre di buon augurio. Come ti senti così in mezzo al mare? È una bella sensazione, sei nel mezzo di nulla. Nel mezzo di tutto. A me è sempre piaciuto navigare in mezzo al mare senza vedere terra. A me ha sempre dato la sensazione, quando lo facevo anche da piccola con i miei genitori, di essere veramente la casa di me stessa e di essere abitante del mondo, di essere quel puntino in mezzo al mare, ma con una connessione con tante tante miglia che mi circondano. È una bella sensazione. È come se il contatto con il mare aperto permettesse alla mia psiche di espandersi oltre i confini del mio corpo e unirsi a tutto ciò che mi circonda.
E quando rivolgo quei microscopici puntini che sono i miei occhi verso l'immensa distesa blu tutto intorno a me, sotto di me e sopra di me, è anche un po' me stessa che vedo. Vedo i miei pensieri felici nel riverbero del sole sulla superficie dell'acqua. Noto le preoccupazioni che turbano le mie giornate nelle onde che frangono e scorgo il mio lato oscuro, l'ombra della mia psiche ad un livello più profondo, laggiù, nell'abisso più buio. Quella è la direzione in cui trovo più difficile guardare, perché è lì, nell'ombra, che il mio ego ha ricacciato tutto ciò che io non penso di poter tollerare di me stessa, tutti quegli aspetti che non posso accettare facciano parte di me. Ma in questa fase della mia vita, la mia esplorazione del mondo non sarebbe completa se tralasciassi ciò che dimora nell'abisso della mia anima, anche se mi fa paura. E riportando lo sguardo all'orizzonte, ciò che vedo ora sono le infinite possibilità che il viaggio della vita mi offre di esplorare il mio mondo interiore. E ne sono grata. Ci sono 9 nodi di vento reale e noi facciamo oltre 6 nodi di velocità. Quindi andiamo veramente alla grande. Abbiamo tutta tela fuori, proprio una bella traversata. Il mare, cioè, ci sono un po' di onde, ma comunque non danno fastidio. Ovviamente pochissimo traffico, a parte 2 motor yacht che sono appena passati. Proprio molto vicini a noi, ma a parte questo non abbiamo incontrato nessun altro, solo i delfini. Io ho appena fatto un bellissimo sonnellino qui sotto di un'oretta, ma mi sono veramente rigenerata e adesso sto cercando di fare dei pancake al limone, una ricetta che ho inventato sul momento, vediamo come vengono. Vedo la Puglia lì di fronte a me, vedo il faro di Santa Maria di Leuca. Siamo quasi, stiamo per visitare la Puglia, in realtà però non sappiamo bene dove ci fermeremo questa notte, nel senso che ci fermeremo a Santa Maria di Leuca, ma non riusciamo a capire se in porto ci siano pontili oppure no. Ci hanno detto che stanno facendo manutenzione ai pontili, quindi non hanno posti al transito. C'è un molo pubblico dove ci possiamo ormeggiare all'inglese, cioè con la fiancata della barca vicino al molo, oppure c'è anche un ancoraggio, ma tutti dicono che all'ancora si balli moltissimo, si rolli moltissimo, non si riesca quasi a stare. Vediamo! Tra l'altro per un bel po' questa sarà la nostra ultima navigazione nello Ionio, perché da Santa Maria di Leuca in poi inizia l'Adriatico. Lo Ionio è un mare che abbiamo amato tantissimo e adesso lo salutiamo per un po' e portiamo Alba a bagnarsi nell'Adriatico. Il nome Santa Maria di Leuca deriva dal greco Taleuca, che significa le bianche, probabilmente ad indicare le bianche scogliere sul mare. La leggenda narra che Santa Maria di Leuca fosse stato il primo approdo di Enea in Italia e in seguito anche il primo approdo di San Pietro, che proveniente dalla Palestina iniziò qui la sua opera di evangelizzazione, per poi dirigersi verso Roma. All'epoca sul promontorio sorgeva un tempio dedicato alla dea Minerva, che dopo il passaggio di San Pietro venne trasformato in luogo di culto cristiano, oggi noto come Basilica di Santa Maria de Finibus Terre. A Leuca sorge anche la cascata monumentale, dove termina l'intero acquedotto pugliese. Siamo arrivati in Puglia, però siamo all'ancora perché al molo non c'era posto, in porto non ci sono posti per il transito e quindi abbiamo dato ancora qui davanti all'imboccatura del porto. È sabbia, abbiamo visto l'ancora prendere bene. Quanto è divertente che io fossi così contenta di venire in Puglia finalmente, mettere piede sul suolo pugliese e invece no, siamo all'ancora, quindi non scendiamo a terra. Vabbè, ci rifaremo domani.
Questa volta Santa Maria di Leuca per noi è stata solo una sosta breve e con la luce del mattino abbiamo salpato l'ancora di Alba e siamo partiti. Siamo partiti poco fa da Santa Maria di Leuca, siamo diretti a Otranto, è una bellissima giornata e ci stiamo godendo la vista su questo tratto di costa dove ci sono moltissime grotte, un po' sott'acqua, un pochino dentro nella scogliera e sembrano veramente luoghi misteriosi. Mi domando se facciano paura oppure se nascondano segreti, oppure entrambe le cose, chissà, mi piacerebbe esplorarle più a fondo. Le grotte di cui è disseminata la costa salentina mi fanno pensare ai portali segreti che danno accesso al mondo sotterraneo, al mondo dell'ombra. E non parlo solo di ciò che c'è sottoterra, ma soprattutto del lato oscuro di ciascuno di noi. La nostra psiche è formata da una parte conscia, il nostro ego, cioè chi pensiamo di essere, e da una parte inconscia, dove risiede l'ombra, cioè ciò che non possiamo accettare di essere, ma con cui prima o poi dovremo fare i conti. Chissà se sul fondo di grotte come queste possiamo trovare l'accesso alla nostra ombra interiore. Siamo approdati in Puglia, finalmente siamo arrivati a Otranto, ci siamo ormeggiati in porto. La giornata è bellissima, molto molto calda e siamo stati in barca per qualche ora, abbiamo pranzato e abbiamo lavorato un po' al computer e adesso finalmente andiamo ad esplorare la città, quindi finalmente riuscirò a mettere piede sulla terra pugliese e non vedo l'ora. La città di Otranto ha origini greche e venne dominata dai Romani, dai Bizantini e dai Normanni. Tra il 400 e il 500 fu bersaglio delle incursioni dei pirati turchi, un po' come tutto il sud dello Stivale. Sono rimasta molto affascinata dalla città di Otranto, una gemma medievale che custodisce tanti segreti antichi, ma anche il cuore pulsante della cultura e della vita notturna salentina. Protetti dalle alte mura medievali, turisti e locali si divertono con stile qui a Otranto. E ci ricordano che di tanto in tanto la vita va anche presa un po' con leggerezza e buon umore. Ma basta voltare l'angolo per tornare nel mondo buio e sotterraneo della cripta sottostante la cattedrale di Otranto. Un luogo sacro dove però dimora la consapevolezza che il mondo sepolto sotto la superficie è tanto importante quanto quello visibile sotto il sole. Ed è proprio questo rincorrersi di luce e ombra, mondo illuminato dal sole e regno sotterraneo dell'oscurità che mi ha colpita di Otranto e che ha reso il mio primo incontro con il Salento ricco di ispirazione. Io e Messa abbiamo deciso di approfondire la conoscenza con la terra salentina ed avventurarci in un trekking sul promontorio immerso nella natura a sud della città.
La prima tappa che avevo segnato sulla mia mappa da esploratrice era la Torre del Serpe, un'antica torre che un tempo fungeva da faro. Si narra che ogni notte un serpente mostruoso degli abissi risalisse la scogliera e si intrufolasse nella torre per bere l'olio che teneva accesa la lanterna del faro. Allora gli abitanti di Otranto una notte tesero un'imboscata al serpente e lo uccisero. Ma la compagna del serpente vendicò il suo amato, avvolgendo la torre nella sua stretta letale e distruggendola. A me questa torre mutilata e malinconica fa pensare al nostro ego umano, che si erge dritto e forte, ma che è anche vulnerabile agli attacchi dei mostri dei nostri abissi più scuri, cioè della nostra ombra. L'ombra è il luogo tetro dove abbiamo tentato di ricacciare le nostre belve interiori. Ma quei mostri sono impossibili da imprigionare in eterno. E se non impariamo a conoscerli, torneranno in superficie come la serpe di questa torre e ci distruggeranno. Allora, qual è la tua prima impressione della Puglia? Mi sembra un posto unico per quanto riguarda la natura e l'architettura. E tu? Prima impressione è ottima. Mi sembra un posto molto profondo, con tantissimi livelli diversi da esplorare. E ci sono anche tantissime cose sotterranee che abbiamo già visto. Quindi, diciamo, è un posto che ti spinge un po' ad andare oltre le apparenze, andare veramente in profondità, esplorare quello che non è proprio evidente. Ad avventurarsi oltre, molto oltre la superficie. E adesso andiamo a scoprire un altro luogo sotterraneo. Sai qual è? No. La cava di bauxite. Interessante. Abbiamo camminato lungo la scogliera di questo promontorio deserto, che sembra così lontano dalla musica della vita cittadina. Sotto i nostri passi si sono susseguiti paesaggi diversi. Prima la roccia dalle sembianze lunari, poi campi coperti di fiori e infine la terra rossa, segno che ci stavamo avvicinando al luogo misterioso che desideravamo visitare. Quando si pensa ad una cava, ad un buco scavato nella terra, ci si immagina un luogo tetro e spaventoso, dove si nascondono chissà quali mostri. È un luogo dove un po' a malincuore si scava nella speranza di trovare qualcosa di buono che ci possa servire in futuro. Scavare nel buio è un lavoro faticoso, pericoloso e per nulla piacevole, ma è indispensabile per ottenere la materia necessaria per creare qualcosa di nuovo. Un po' come esplorare l'ombra della nostra psiche e scavare in quella parte così spaventosa di noi stessi è l'unico modo per vivere una vita completa. Non sappiamo cosa troveremo ed è per questo che dobbiamo continuare a scavare. E la cava di bauxite di Otranto mi ha regalato un piccolo scorcio sul tesoro che potrebbe emergere dai miei scavi nei meandri della mia ombra. Qui nella cava, gli scavi fatti per estrarre la bauxite hanno aperto la strada a numerose infiltrazioni d'acqua, che dal sottosuolo hanno a poco riempito il grande buco. Così, questo bacino sotterraneo, da luogo misterioso dell'ombra, è diventato una gemma unica dai colori incredibili, che non sarebbe mai potuta emergere se nessuno si fosse messo a scavare. L'acqua non avrebbe raggiunto la superficie, la vegetazione non sarebbe cresciuta così rigogliosa e questo luogo sarebbe rimasto anonimo, uguale a tanti altri.
E allo stesso modo anche l'esplorazione del nostro mondo interiore, il grande lavoro di ricerca nei meandri più cupi del nostro essere, è di certo un lavoro duro e spaventoso all'inizio. La nostra ombra è quella parte di noi stessi in cui abbiamo ricacciato le nostre più grandi paure, ciò che il nostro ego non vuole ammettere di essere. Ma è pur sempre una parte di noi. Un po' come la notte è parte naturale della nostra orbita in questo sistema solare. La notte è difficile da affrontare, ma è grazie al buio che i colori dell'aurora appaiono così vivaci. Così sono anche quegli aspetti cupi del nostro trascorso a renderci unici. Scavare nell'ombra e accettare cosa vi si nasconde significa andare oltre le macerie del nostro ego ferito e diventare i veri noi stessi. Fermarsi in superficie senza mai scendere in profondità vuol dire essere succubi del nostro lato oscuro e perdere per sempre i bellissimi doni che l'ombra ha da offrirci. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui continueremo ad esplorare la Puglia e sulla rotta di Brindisi capiremo cosa significa imparare dalle difficoltà.